Buongiorno a tutti. Oggi esaminiamo questa batteria LiFePO 4 da 12,8 volte 100 A, marca Sanfu, ideale per impianti fotovoltaici dei camper o piccoli impianti di abitazione. In particolare, vedremo come settare i parametri relativi alla tensione di ricarica e alla tensione di cutoff su questi controller economici normalmente utilizzati per batterie al piombo. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questa batteria presenta dimensioni molto ridotte, peso di circa 10,7 kg, morsetti ad avvitamento M8, 1280 watt ora di potenza data dal prodotto dei 12,8 volt per 100 ampere ora. Sul sito Sanfu potrete trovare una vasta gamma di batterie con diverse caratteristiche anche per impianti fotovoltaici più grandi. Link ed eventuale coupon in descrizione. Tra le varie caratteristiche, 5.000 cicli di scarica garantita al 100%. Un BMS interno protegge le quattro celle prismatiche in serie. In dotazione al pacco batteria abbiamo questi piccoli accessori, cappucci in gomma siliconica, positivo e negativo, poi abbiamo i due terminali a crimpare in rame da 100 A e relativi bulloni M8. Per sfruttare appieno questa capacità di corrente così elevata, vi occorrerà un cavo da almeno 50 mm quadrati. Questi cavi si trovano facilmente online già preinnestati, pronti per essere collegati ai morsetti M8 della batteria. È presente questa cinghia di trasporto, molto facile da smontare, che permette di sollevare agevolmente questa batteria dai 10 kg di peso. Nel video di oggi vedremo come impostare i parametri per queste batterie LiFePO 4 da 12 volt su questi controllori studiati per batterie al piombo. Risponderemo a domande tipo quale tensione di fine carica impostare e quale tensione di cutoff. Sebbene studiati per le batterie al piombo, questi controller economici possono essere anche adattati alle batterie LiFePO 4. Resta inteso che per una gestione ottimale di una batteria LiFePO 4 sono disponibili degli specifici controller di tipo PWM o di tipo MPPT. Avendo trovato nel mio cassetto questo vecchio controller fotovoltaico, ho deciso di adattarlo alle batterie LiFePO 4. Per i collegamenti utilizzerò del semplice cavo da 1,5 mm quadrati, giacché il mio impianto non necessita più di 5 A. Per il collegamento ai morsetti applico un terminale tondo a crimpare, naturalmente dovrà avere un foro M8. Una volta avvitato saldamente sulla batteria e a posto l'apposito isolante, andiamo a misurare la tensione di questa batteria. Multimetro sul fondoscala 20 V, abbiamo una tensione di 13,16 V. Questa tensione per una batteria LiFePO 4 da 12 V corrisponde ad una percentuale di carica del 60% circa, pari a 60 A. A questo punto, per fare un po' di test, realizzo un carico fittizio basato su una lampadina da 12 volt 21 watt per auto. Mi procuro questo portalampadine 12 volt. Per collegarla alla mia batteria, aggiungo un cavo di massa al suo involucro. Uso del flussante liquido per agevolare la saldatura. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto dei materiali e degli attrezzi che vedete nei miei video. Una volta realizzato questo carico fittizio, occupiamoci del controller fotovoltaico e dei parametri da impostare. Questo controller fotovoltaico permette di impostare quattro parametri fondamentali per le batterie al piombo. Anzitutto la tensione di mantenimento o fine carica, detta floating voltage, la tensione di riconnessione del carico, la tensione di disconnessione del carico per batteria bassa e la tensione di equalizzazione, ossia quella sovratensione che permette di equalizzare tutte le celle tra loro per realizzare il bilanciamento di una batteria al piombo. Nel caso di una LiFePO 4 invece sono importanti essenzialmente solo due parametri, la massima tensione della batteria carica e la minima tensione al di sotto della quale è necessario scollegare la batteria dal carico per evitare di danneggiarla. Una batteria al litio infatti non deve mai scendere al di sotto di un valore per singola cella di 2,5 volt.
I parametri da impostare sono i seguenti: tensione di floating voltage a 13.6 V per interrompere la ricarica della batteria al raggiungimento del 100% di ricarica, la tensione in cui finisce la carica e il controller fornisce soltanto degli impulsi di mantenimento. Tensione di cutoff a 10 V per impedire il danneggiamento delle celle. Equalizzazione non necessaria, al minimo, codice B02. Andiamo ad impostare questi parametri con l'utilizzo del mio solito alimentatorino variabile impostato a 11 V. Impostiamo la prima tensione, cioè la tensione di floating point, al valore di 13.6 V. Al raggiungimento di questa tensione, la carica pesante si interrompe e inizia una carica di mantenimento. La seconda tensione che andiamo a settare è la tensione di ricollegamento della batteria al carico, che io ho deciso di impostare sui 12 V esatti. Impostate questa tensione sulla base del valore minimo di funzionamento necessario al vostro carico. Passiamo alla terza tensione, la tensione di cutoff, al di sotto della quale viene staccato il carico dalla mia batteria al litio. Come già detto, per evitare danni alle celle, impostiamo una tensione di 10 V. Andiamo a ricontrollare tutti questi parametri: floating voltage o fine carica 13.6 V, tensione di riallaccio del carico 12 V e cutoff di 10 V. Il carico sarà acceso per 24 ore al giorno. E per quanto riguarda l'equalizzazione, impostiamo il parametro più basso B02 perché la batteria contiene già al suo interno un circuito di bilanciamento. Questa tensione è flottante, pertanto non è rilevante. Questo è il massimo delle impostazioni che possiamo effettuare su questi controller fotovoltaici per le batterie LiFePO 4 12 V. Differenti voltaggi di batterie richiederanno naturalmente diversi settaggi. Su questi controller economici per batterie al piombo è possibile impostare soltanto la floating voltage pari al 100% della batteria e non la tensione di ricarica di 14.6 V. Questo comporta una minore corrente di ricarica per queste batterie, soprattutto al termine della carica. A questo punto verifichiamo la bontà di questo controller fotovoltaico con il mio alimentatore variabile che fungerà da pannello fotovoltaico. Una volta acceso, una tensione di 15.6 V entrerà nel controller ricaricando la batteria al litio. Anzitutto verifichiamo l'accensione del carico fittizio sull'uscita, quindi andiamo a verificare la tensione in ingresso del controller che sia quella riportata sul suo display. Le due tensioni coincidono. A questo punto, prima di accendere il mio alimentatore, ho limitato in corrente lo stesso a circa 2,5 A per evitare di danneggiarlo. Accendiamo questo sole artificiale. Il nostro pannello simulato inizia a fornire circa 2,5 A che stanno ricaricando la batteria al litio. Con la pinza amperometrica andiamo a misurare questa corrente. Abbiamo 2,58 A esattamente, quindi il nostro controller fotovoltaico funziona correttamente e possiamo passare alla fase successiva. Per verificare la capacità in termini di ampere ora di questa batteria, vado a ricaricarla con un caricabatterie per auto. E questo perché il mio impianto con un pannellino da 150 W non sarebbe in grado, con il carico inserito, di ricaricarla completamente nel corso di tutta la giornata. Grazie a questo caricabatterie, con una corrente di 8 A, una tensione attuale di 12 V pari a circa il 15% della capacità della batteria, occorreranno all'incirca 11 ore per una ricarica completa di questa batteria. Posso effettuare questa manovra in sicurezza, primo perché la batteria ha un BMS interno e secondo perché questo caricabatterie fornisce una tensione massima di 13.8 V che è leggermente al di sopra del valore massimo della batteria. In ogni caso, nella fase finale lo terrò d'occhio. La corrente massima di questo caricabatterie è di 8 A. Ma lasciamo che il nostro caricabatterie faccia il suo dovere e andiamo a predisporre il mio tester di capacità per batterie al litio in modo da verificare gli ampere ore effettivi di questa batteria LiFePO 4 marca Sanfu. Abbiamo visto che una LiFePO 4 da 12 V si considera scarica quando raggiunge una tensione di 10 V. Pertanto andiamo a configurare il nostro tester di capacità con questa tensione.
Alimentato a 12 volt, questo scarica batteria e misura la corrente residua in una batteria attraverso il collegamento a questi quattro morsetti. In particolare sul display abbiamo tutti i parametri che desideriamo impostare, che possono essere settati utilizzando i pulsanti laterali. Come prima cosa andiamo ad impostare la corrente di scarica, che imposto sui 10 A. Questo scaricatore infatti non consente di scaricare a più di 150 W, pertanto a 12 V e 10 A, quindi 120 W, dovremmo essere in linea con le sue capacità di dissipazione. Corrente di scarica costante. Lascio invariati tutti gli altri parametri, ossia Over Voltage Protection, Over Current Protection e Over Power Protection a 150 W. Andiamo a settare la tensione di cutoff, ossia di fine della scarica, a 10 V, così come previsto per il minimo di una LiFePO 4 da 12 V. Una volta avviata la scarica con il pulsante On-Off, al raggiungimento di questa tensione lo scaricatore si interromperà e ci fornirà sul display il dato relativo agli ampere ora scaricati fino a quel momento. Bene, a questo punto ricontrolliamo il nostro caricatore di batterie 12 V, abbiamo raggiunto il massimo, la corrente è ferma a 1,7 A. Possiamo staccare questa batteria dal suo caricabatterie 12 V. Prima di effettuare il test di capacità, tuttavia, vado a scaricare leggermente questa batteria appena completamente caricata per testare l'interruzione del processo di carica ad opera del controller fotovoltaico appena settato. La batteria, con un valore leggermente più basso di 13,4 V, adesso si sta ricaricando. Vediamo se al raggiungimento della soglia impostata per il floating voltage, questo processo si interromperà con successo oppure no. In caso contrario, dovremmo rideterminare questi parametri di stop. Una volta raggiunto il valore di 13,6 V, il controller pone la batteria in modalità di floating voltage e la carica si interrompe, come osserviamo dall'oscillazione della lancetta dell'amperometro. A questo punto avremo la certezza che il nostro controller non caricherà la nostra batteria LiFePO 4 più del necessario. Andiamo a controllare questa tensione di fine carica sulla batteria stessa. Abbiamo esattamente 13,56 V, quindi abbiamo il 100% della capacità della batteria con il processo di ricarica che si è interrotto. A questo punto possiamo andare a testare la capacità della nostra batteria con lo scaricatore da 150 W. Ho collegato i morsetti della mia batteria, abbiamo 13,7 V iniziali, la corrente di 10 A. Andiamo ad azzerare la misura della capacità di corrente. Accedo al menu impostazioni e vado a azzerare il contatore dei wattora. A questo punto, una volta azzerati tutti questi contatori, wattora e amperora soprattutto, possiamo procedere alla scarica, premendo semplicemente il pulsante on. Si accende la scritta verde e si avvia il processo di scarica. Possiamo osservare la corrente assorbita, la potenza e l'avanzamento del contatore dei wattora e degli amperora. A questo punto non ci rimane che aspettare quelle 10 ore circa necessarie alla scarica completa, cioè fino al raggiungimento dei 10 V. Trascorso questo tempo, il mio scaricatore si arresta e sul display leggeremo i vari valori, i dati relativi alla capacità di carica di questa batteria, che è pari a 103 Ah circa con una tensione di scarica di 10,5 V. Quindi questa batteria Sanfu ha superato a pieni voti il test della capacità. Superata questa prova, la mia batteria è pronta per essere installata sul mio mini impianto fotovoltaico da 150 W di pannello solare che alimenta piccoli carichi quali modem e impianto di videosorveglianza. Su questa batteria ho collegato anche un amperometro che segnala correntemente la capacità energetica residua. Su questo argomento, sul suo montaggio e sulle impostazioni di questi amperometri di misura, torneremo sul mio prossimo video.
Approfitto di questa batteria scarica per azzerare lo strumento premendo per 3 secondi il tasto freccia giù. In questo modo lo strumento è pronto per conteggiare le future accumuli di energia su questo mini impianto fotovoltaico grazie al sensore di corrente a trasformatore. Ma di questo parleremo in un prossimo video. Mi ritengo più che soddisfatto da questo piccolo impianto fotovoltaico. Vi ricordo che se avete delle domande potete inserirle qui sotto nei commenti o scrivere all'indirizzo in sovraimpressione. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale eccetera 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 e ci vediamo la prossima volta.